Viviamo in un mondo assurdo. Benvenuti nel mondo che ha deciso di sostituire le emozioni con le emoticons. I libri con i post. E la partecipazione con i like. E tutto questo perché la gente ragiona con tre cose: Instagram, Twitter e Facebook. Io mi chiamo Stefano Lavori e mi sono reso conto che con Instagram te lo picchiano in culo, con Twitter te lo stampano in culo e con Facebook te lo spanano il culo. Ricordatevi che tutti noi viviamo in un mondo assurdo. Ma lasciate che vi mostri questo capolavoro. Ve lo ricordate il vecchio cancelletto? Oggi questo scarabocchio, usato anche per giocare a Tris, ha preso il nome di hashtag, con il quale voi potete esprimere il vostro dolore, la vostra indignazione o il vostro gradimento. Con l'hashtag tu esisti. Senza hashtag non ti incula nessuno. Te ti sei indignato per le molestie subite da Asia Argento, vero? Sì. E sei sceso in piazza per protestare? Ma dove? E con chi poi? Ma certo, con chi scendi oggi in piazza a protestare? Ti devi mettere la divisa, il casco, devi dipingere lo striscione, prendere le manganellate. Ma chi te lo fa fare? Oggi, per essere indignati, basta fare un hashtag in bagno mentre stai cagando. Com'era quella frase su Asia Argento? Quella volta che? Hashtag! Jésus? Hebdo! Hashtag! Siamo tutti Anna Frank? Hashtag! I bambini in Siria? Hashtag! Attentato a Manchester? Hashtag! 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 Ma hashtag! Si chiama indignazione da toilette. È la famosa democrazia liquida. Grazie ai giornali online, lei può appassionarsi alla gravità delle magliette su Anna Frank e contemporaneamente sapere cosa sta facendo il figlio della Ferragni. Hashtag Auschwitz, hashtag Auschwitz. Sentite che ha lo stesso suono? Hashtag l'olocausto della sinapsi. Tutto questo grazie alla colonnina di destra. È un'invenzione che con la scusa di informarti ti incula. Ad esempio, a te interessa di più come fate il Rosatellum a sinistra oppure come invecchiano i VIP a destra? Beh, i VIP è carina. Bravissimo, è carina. E sei più colpito dalla blogger di Malta che è stata fatta saltare in aria dopo un attentato oppure da Gwyneth Paltrow senza trucco? Beh, da Gwyneth Paltrow. Ottimo! E ti appassiona di più la minaccia di una guerra nucleare a sinistra oppure il gattino che non smetteva di piangere ha mangiato grazie alla spugnetta? Beh, il gattino è carino. Ecco, lo vedi, la sinistra non interessa più a nessuno. L'unica ideologia rimasta è quella di destra. E tutto questo perché viviamo in un mondo assurdo.